Inizia con il piede giusto questa avventura nelle finali dei playoff, 65-60 in gara 1. Quanta fatica, una partita intensissima. Sì, il piede è giusto, però la partita è stata francamente al di sotto di ogni aspettativa. Io do un po' anche la colpa a quell'interruzione iniziale dopo 4 minuti di gioco che ha frenato un po' gli entusiasmi di due squadre che si erano presentate molto bene all'inizio. Poi c'è stata una serie di errori abbastanza banali dall'una e dall'altra parte. Se pensiamo che Pistoia non è riuscito a sfruttare una superiorità di rimbalzi che parla di 43 a 29, è colmata poi da 14 palle perse. Molta confusione in campo, meno male che la difesa di Pistoia è stata come al solito all'altezza della situazione, non tanto l'attacco che ha lasciato molto molto a desiderare, non trovando mai le chiavi giuste per questa zona mista che coach Martellossi ha messo in campo a metà partita e che ci ha creato molti imbarazzi. Michael Hicks è un po' quello che forse in attacco, senza il forse, quello che ha segnato di più in attacco, probabilmente si è fatto più vedere, veniva da un periodo non brillantissimo, stasera un po' di merito ce l'ha. Io avevo detto, ho scritto su Pistoia Sport, che lo zio di Panama poteva essere il mattatore di questa partita. Lo è stato, non in misura eclatante, però è stato decisivo per la vittoria dei colori pistoiesi. Aveva cominciato benissimo anche Graves, che poi si è perso un po' nella ripresa con qualche tiro sbagliato, ma anche complice una marcatura su di lui che veniva presa a uomo dai due piccoli di Brescia, direi una mossa tattica di Martellossi molto azzeccata. 65-60 in questa gara 1, si torna a giocare già da lunedì sera, sempre qui, Pala Carrara. Straordinario il pubblico, quasi tutto esaurito, se non tutto esaurito, e un gran calore. Presente anche un paio di centinaia di tifosi venuti da Brescia.